Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, insieme al Comune della Regione, ha voluto organizzare questo convegno internazionale. Siamo soddisfatti di quelle che sono le premesse di quello che si svolgerà venerdì e sabato, perché riteniamo che la tecnologia, infatti il nostro titolo è Diritto, Etica e Tecnologia, il doppio volto della tecnologia. Perché la tecnologia sicuramente ci aiuta, però bisogna anche conoscerla per poter evitare i rischi. Noi affronteremo con gli esperti internazionali e nazionali migliori diversi aspetti: la robotica, l'intelligenza artificiale, gli aspetti giuridici, gli aspetti teologici, gli aspetti etici. E sarà una carrellata che si svolgerà in 3 sessioni, partendo prima dalla spiegazione che cos'è la robotica, che cos'è l'intelligenza artificiale. Sicuramente Roberto Cingolani, che è maestro in questo, illustrerà quelli che sono i progressi, che sono quotidiani, ma il progresso ci porta anche a dover poi stabilire quali sono le regole da rispettare, e cambieranno sicuramente molte professioni, molte attività, compresa quella dell'avvocato. Pensate solamente dal punto di vista del diritto, in tema per esempio di responsabilità, facciamo l'esempio di un intervento chirurgico a distanza, di chi è la responsabilità? Se dell'operatore, della macchina, della connessione o di altro. Facciamo un altro esempio, facciamo l'esempio di quelle macchine di intelligenza artificiale che hanno una loro autonomia. Possiamo qualificarle autonome persone, quindi con la loro responsabilità o del programmatore. Pensiamo agli aiuti che ci possono dare, questione etica, posti di lavoro. Pensiamo invece anche, e credo che lo affronterà Cingolani, il tema del recupero delle acque, dei rifiuti, o il compostaggio per quanto riguarda il package di delle questioni alimentari. Abbiamo voluto fare questo lavoro per offrire la cittadinanza, perché l'avvocatura deve partecipare alla vita civile. Abbiamo voluto riportare su Genova perché Genova ha delle eccellenze. E quindi questo è la nostra mission, e speriamo che il risultato ci rimanga. Grazie.